Ben ritrovati amici e amiche di Rete 8, come sempre siamo qui per farvi compagnia fino alle 17.30, la famiglia di pomeriggio ha preparato per voi tantissime cose, ma prima di iniziare vado a presentare la mia compagna di viaggio che sarà con me tutta la settimana, Barbara Passerini. Ciao Barbara. Ciao Federico e ciao a tutti voi amici di pomeriggio qui su Rete 8 come ogni giorno della settimana. Apriamo subito con l'appuntamento fisso di inizio puntata che è il servizio preparato dalla nostra amica Silvia Pagni con l'oroscopo musicale. Andiamo a scoprire chi è il big di oggi. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dello Scorpione, nel mese di ottobre nasceva un compositore italiano, politico italiano, non amato in patria. Conosciuto come miglior operista e compositore di tutti i tempi. Nel mese di ottobre nel 1813 a Busseto, provincia di Padova, nasceva lui, Giuseppe Verdi. Di umili origini, figlio di contadini, cominciò gli studi di musica a Busseto e qualche anno più tardi il negoziante Antonio Barezzi divenne suo mecenate e protettore e proseguì gli studi a Milano con Vincenzo Lavigna. Nel 1836 Giuseppe Verdi ottenne l'incarico di maestro di cappella a Busseto e nel 1838 tentò l'avventura operistica, con cui non raggiunse subito il successo. Verdi fu sconvolto nel 1840 dalla perdita di sua moglie Margherita Barezzi, figlia del suo mecenate e dei suoi due figli. Trovò un sostegno nel successo ottenuto alla Scala di Milano, con il Nabucco nel 1841. Da qui in avanti Verdi concentrò tutte le sue energie nell'attività compositiva, ottenendo sempre maggiore popolarità e un deciso miglioramento delle sue condizioni economiche. È bene ricordare che Verdi partecipò attivamente alla vita pubblica del suo tempo. Fu, come si è accennato, un patriota convinto e forte sostenitore dei moti risorgimentali. Pare che durante l'occupazione austriaca la scritta Viva Verdi fosse letta come Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Il paese lo volle membro del primo Parlamento del Regno d'Italia e successivamente senatore. Pensate, dopo la nomina da senatore, nel 1874 inaugurò a Milano la Casa di Riposo per musicisti da lui fondata. Verdi incominciò un periodo disastroso. Fu l'impresario della Scala, Bartolomeo Merelli, a convincerlo a non abbandonare la lirica, consegnandogli personalmente un libretto di soggetto biblico, il Nabucco. Il Nabucco, uno dei cori dell'opera, il celebre Va pensiero, finì col divenire una sorta di canto doloroso o inno contro l'occupazione austriaca, diffondendosi rapidamente in Lombardia e nel resto d'Italia. Thank you.
Pochi forse sanno che in originale il nome dato da Giuseppe Verdi alla sua opera fosse Nabucodonosor, ma, data la lunghezza dello stesso sulla locandina, venne diviso in due righe, cioè Nabucco e a capo Donosor. Ma le persone leggevano solamente la prima parte, quindi a tutt'oggi l'opera si chiama Nabucco. Giuseppe Verdi visse nella seconda metà dell'Ottocento e si può definire un musicista appartenente al movimento romantico. Verdi fu esperto soprattutto della musica di genere operistica, ma compose anche brani di musica sacra, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. La figura di Verdi è stata presa come esempio di patriottismo, perché oltre l'amore per la musica, il musicista mostrava il suo amore per la sua terra natia, per le sue virtù borghesi come l'onore e la famiglia. La musica di Giuseppe Verdi è appassionata, vigorosa, penetrante, capace di raggiungere effetti straordinari anche con i mezzi più semplici. Verdi ebbe sempre fama di carattere molto difficile. Lui stesso disse una volta che la fodera è diventata abito, non vi è verso di sbarazzarsene. Riconosceva di non essere mai stato vanitoso, solo orgoglioso. Infatti, in vecchiaia spazzò via tutto, non ne valeva la pena. Non dimenticò mai la dignità delle sue umili origini, dedicandosi con caparbietà alla cura della terra e alle condizioni di chi la lavorava. Non era una posa, ma un intimo sentire. Uno dei sommi colleghi del suo tempo, Johannes Brahms, volle vedere dove viveva il celebre musicista italiano e in incognito capì le sue infallibili competenze di agronomo ed esperto zootecnico. Verdi si arrabbiava con chiunque mettesse in discussione non le sue opere musicali, ma quelle pratiche, definendosi con il termine dialettale di Elma Gut, termine milanese che si può tradurre in manovale. Pensate, nel corso degli anni il manovale sfornò però capolavori veramente che raccolsero veramente entusiasmo da tutti, soprattutto al partire dalla messa da Requiem. Il Verdi villano non piacque nemmeno agli adepti dell'arte dell'avvenire, che gli rimproverarono di non essere Wagner. A mettere le cose a posto si dovette attendere il secolo XX per le esecuzioni esemplari di Arturo Toscanini, che mostrò come l'ultimo Verdi fosse degno delle stesse cure rivolte a Wagner. Se il destino di un uomo è il suo carattere, secondo la definizione di Winston Churchill, quello di Verdi fu capace di compiere in un mezzo secolo un percorso unico, dall'acerba irruenza dell'Oberto al sublime sorriso di Falstaff. Siamo arrivati alla fine dell'oroscopo musicale. Oggi però abbiamo veramente riscoperto un grande compositore, papà, diciamo, della melodia italiana, Giuseppe Verdi. E io vorrei fare un appello prima di chiudere ai giovani che intraprendono la strada per la musica, di non trascurare le nostre radici classiche, e di studiare Verdi, Bellini, Donizetti, perché loro ci possono solamente tanto insegnare. E così io vi saluto e vi do un abbraccio fortissimo. A domani con l'oroscopo musicale. Buona continuazione. Ciao. E allora Barbara, adesso cambiamo totalmente argomento perché c'è qualcosa di assolutamente diverso, perché parliamo di San Gabriele. Il nostro Nico Centurami, come sempre, come ogni settimana, si reca in questo bellissimo santuario, però con una chiave totalmente diversa. Sì, perché è andato Nico a intervistare padre Raffaele, ma padre Raffaele pare che abbia proprio preso il microfono del nostro Nico Centurame e sia andato a sentire i cori che erano lì, cori del Lazio e dell'Abruzzo. Guardiamolo insieme. Domenica 15 ottobre presso il santuario di San Gabriele della Addolorata si sono riuniti alcuni cori polifonici di Abruzzo e Lazio. I gruppi hanno celebrato il loro raduno annuale animando la messa delle 11 in diretta su Rete 8 come ogni domenica.
Nel pomeriggio invece la manifestazione è andata avanti con un concerto di brani di musica sacra. L'evento è stato organizzato dalle associazioni dei cori dell'Abruzzo e del Lazio, Arca e Arcl, ed è patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione. Continuiamo la tradizione di incontrarci qui nel santuario di San Gabriele con tutti i cori della regione che vogliono partecipare. Iniziamo la nostra giornata al santuario con la messa delle 11, che viene animata dai cori, viene animata con canti liturgici chiaramente, e a seguire festeggiamo questa giornata d'insieme con la coralità, con gli amici che cantano negli altri cori della regione, proseguendo nel pomeriggio con un concerto alle 3:30 nel vecchio santuario, dove vengono eseguiti cori folcloristici, canti folcloristici o canti polifonici a seconda del repertorio praticato dai vari cori. Sì, i cori sono presenti nelle liturgie della Chiesa Cattolica fino dal Rinascimento, è una tradizione che è continuata nei secoli e moltissimi dei cori nascono appunto dalle parrocchie, dall'attività parrocchiale per animare la liturgia. La liturgia con il coro, con l'esecuzione dei canti in più voci o anche una voce talvolta, viene abbellita, perché il canto aiuta anche la preghiera. Nella nostra regione paghiamo ancora lo scotto della pandemia e si stenta a riprendere l'attività piena del periodo precedente alla pandemia. E comunque c'è questa buona volontà, qualche difficoltà con i giovani, ma ci sono anche c'è una coralità giovane che pratica magari anche altri repertori. Però il coro è importante nella vita della regione, perché svolge un'attività culturale, svolge soprattutto un'attività sociale che aiuta persone di ogni età nel praticare il canto d'insieme, stando in amicizia, appunto, stando insieme ad altri. Padre Pasquale Giamberardini, il responsabile del coro del Santuario di San Gabriele. Oggi è una giornata importante perché vengono riuniti qui al Santuario i cori di Abruzzo e Lazio. Sì, è un appuntamento canoro che è sorto nell'anno giubilare del 2000, in cui si ritenne opportuno, tra le tante attività da portare avanti, questo ritrovarsi insieme tutti i cori dell'Abruzzo e di quelli che avrebbero potuto aderire della zona, quindi ormai sono diversi anni. Purtroppo poi, per motivi che sappiamo, il Covid ha interrotto un po' questo, però lo stiamo riprendendo e quindi oggi abbiamo questo appuntamento delle corali d'Abruzzo. Io venni qui nel 1979 e, essendomi preparato con gli studi a Roma, l'Istituto Pontificio di Musica Sacra, i superiori ritennero opportuno mandarmi qui e quindi per dotare il santuario di una corale che potesse dare lustro, arricchire la liturgia. Quindi dal 79 questo coro va avanti e, come ogni cosa, a alti e bassi, perché oggi c'è una certa refrattarietà a partecipare perché è un impegno,
però grazie alla buona volontà di tanti, anche se non più tanto giovani, però si porta avanti questo servizio che è quanto mai importante, prezioso, ecco, nella animazione della liturgia del santuario. E questi puntualmente ogni domenica, forse con un piccolo sacrificio, ma però con tanta soddisfazione, animano la liturgia del santuario, oltre anche a manifestazioni concertistiche che manifestiamo, teniamo quando andiamo fuori, ci chiamano, eccetera, per poter esprimere il nostro repertorio, insomma, che qui non è sempre facile. Accompagnati dal rettore del santuario, padre Raffaele De Fulvio, siamo andati a conoscere alcuni dei gruppi presenti. Salve a tutti, qui ci troviamo insieme a un gruppo di coro che viene da Pescara, Melodie d'Abruzzo. E sono qui, per quale motivo siete venuti a Santuario San Gabriele? Allora, c'è una rassegna di cori che generalmente l'ARCA, Associazione Cori Abruzzesi e Nazionale, fa nel periodo di ottobre, e quindi raduna tutti i cori che vogliono, anche i cori limitrofi nella zona del Lazio e dell'Umbria. Il presidente Gianni Vecchiati ci tiene molto a inaugurare ogni anno questa manifestazione con tutti i cori riuniti, ed è una grande festa perché ci si ritrova e quindi è bello. Poi io sono molto devota a San Gabriele dai miei genitori e vengo molto volentieri. Bene, sono contento anche della vostra presenza. Come vi chiamate? Melodie d'Abruzzo, del dopolavoro ferroviario. Come ti chiami? Ah, il mio nome è Maria Teresa Giammarino. E poi anche ah, grazie. Maria Teresa. Pina. Gina. Emilia. Lidia. Poi di qua? Yolanda. Angelina. Antonio. Bene. Non siamo tutti, padre. Gli altri sono fuggiti o non sono venuti? Sono andati a prendere un caffè. Mi sei sfuggita. Vabbè, era allontanato. Ecco, è la veterana. La veterana. Beh, quindi, e in tutto quanti siete voi come gruppo? Intorno siamo più o meno 32, poi chi può venire. Ci sono dei giorni che siamo tutti insieme, dei giorni che purtroppo mancano per motivi di lavoro. Oggi mancheranno 3-4 persone. È un bel gruppo. Mancano le voci maschili, ma stiamo facendo di tutto. Sono molto attorniata da voci femminili e bellissime persone. I mariti, dai, coinvolgete i mariti. I mariti senz'altro, però non tutti poi lavorano ancora e quindi hanno difficoltà a venire. Il mio gruppo è San Nord di Ortona, un gruppo folcloristico che facciamo tante cose belle, tipo anche i balli, facciamo il palo dell'amore, poi fa tante canzoni bellissime. Per noi è sempre un'emozione venire qua a San Gabriele ogni anno, che ci veniamo, è sempre bellissimo. E oggi siamo con altri cori, mi sono già pure incontrati, abbiamo già fatto amicizia, quindi anche per questo mi piace venire qua. Un posto molto 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 bello. Perché oggi c'è questa rassegna dei cori polifonici. Sì, rassegna dei cori polifonici. Abbiamo incontrato le signore, dice, ma tu subito a parlare con loro, sembra che abbiamo già, persone già conosciute tanto tempo. Forse era il santo, forse quest'area che sta qua bellissima. Esatto, del santo che ci aiuta a vivere nella gioia che ci aspetta. E quindi grazie che siete venuti in mezzo a noi. Come vi chiamate? Io mi chiamo Tinoro Grazietta, io sono nativo di Paglieta. Ah, Paglieta. Io sono, mi chiamo Antonietta Testone, sono di Ortona, molto 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 onorato di abitare Ortona, perché sia San Tommaso. Io onoro sempre con le processioni, con tutto quello che si fa a Ortona. Io mi chiamo Flora, vengo da Lanciano e sono felice di essere a San Gabriele oggi. Io sono Daniela, ma sono originaria emiliana. Emiliana? Certo. E io sono Tonino, sono di San Leonardo, di Ortona naturalmente. Teresa, nativa di Palmo, residente a Rielli. Sono contento che siete venuti in mezzo a noi, tanto poi ci vedremo per la celebrazione della Santa Messa, dove sarete voi ad animare la celebrazione, e poi nel pomeriggio alle ore 15 è prevista anche una rassegna dei canti nell'antico santuario.
nell'antico santuario, esatto. E quindi siete tutti invitati a partecipare, ai telespettatori che ci... esatto. Salve, ci troviamo con un programma di Rete 8 di pomeriggio. Benvenuti nel santuario di San Gabriele, voi venite dall'Aquila e lei è il presidente di questo coro. Che si chiama questo coro? Associazione Musicale Armonia d'Argento. Bene. E che cosa siete specializzati voi? Facciamo canti folcloristici e non solo, facciamo anche canti nazionali, non so, Un bacio a mezzanotte, Volare, queste cose qui un po' arrangiate tutte quante per coro da un maestro che purtroppo ci ha lasciato e che ha fatto tutti gli arrangiamenti dei nostri brani, anche quelli abruzzesi sono stati riarrangiati da parte sua specificatamente per il nostro coro. Di quanti componenti è fatto il coro? Il coro sono, al completo sono 33 elementi e abbiamo anche due fisarmoniche e un mandolino. Oh, che bello, vedi, è ricco. Soprattutto il mandolino è una giovane promessa di 93 anni. Giovane promessa? sì, ora va bene. E come mai oggi quindi siete venuti qui nel Santuario San Gabriele? Perché l'organizzazione ARCA, Associazione Regionale dei Cori d'Abruzzo, ha organizzato questo raduno di cori e quindi noi assistiamo alla messa che i cori animeranno e poi dopo nel pomeriggio è previsto di fare un piccolo intervento per ogni coro e quindi faremo un concerto nella Basilica Vecchia. Bene, sono contento. Lui è la giovane promessa del mandolino. Ti chiami? Mario. Mario. Vi presentate adesso voi come vi chiamate? Iniziamo da qua giù. Angelo. Io sono Michela, sono la segretaria del coro e sono molto fiera di esserlo. Angelo, perché è una bellissima basso. Realtà. Uno per volta, uno per volta, che se non si capisce. Dicevo che questo coro è una bellissima realtà, da tutti i punti di vista, non soltanto quello canoro, ma anche sul piano delle relazioni, sul piano sociale, amicizia. E quindi insomma siamo felici, c'è sempre un'adesione incredibile a tutte queste iniziative, quindi siamo molto fieri di appartenerci. Bene. Oliana. Mauro, tesoriere. Quindi questo bisogna tenerlo caro. C'hai poi il portafoglio. Lui è diventato nonno ieri sera, per la prima volta. E allora auguri, auguri per un altri figli, altri nipoti. Sono il più vecchietto del coro. Come ti chiami? Antonio. Maria Pia. Maria Pia, bene. La signora Anna Maria. Anna Maria. Abbiamo già conosciuto il mandolino. Con piacere sono tornato qua dopo 4 o 5 anni per la stessa cosa, a suonare nell'antico santuario. Nell'antico santuario. Savino tenore. Gina. Anna Maria. Daniela. Anna. Lina. Anna Maria. Anna Franchi. Nella stessa mattinata Padre Raffaele ci ha accompagnati al banchetto organizzato dal Lions Club Valle Siciliana di Isola del Gran Sasso, che ha promosso uno screening gratuito per il diabete. Noi abbiamo parlato con la vicepresidente dell'associazione Amélie de Francia. C'è un'iniziativa che oggi viene offerta ai pellegrini che arrivano in questo santuario grazie a un'associazione che si presenteranno proprio loro nel dire chi sono e che cosa desiderano offrire ai pellegrini che arrivano così numerosi nel santuario. Sì,
E noi siamo il Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana e ogni anno organizziamo oramai da 6 anni questa giornata del diabete, quindi offriamo alla comunità non solo di Isola del Gran Sasso ma anche di tutti i comuni della Valle Siciliana e di tutti, a tutti i pellegrini che vengono a San Gabriele uno screening gratuito per il diabete. È molto importante perché la prevenzione, come ben sappiamo, salva la vita e quindi ogni anno riusciamo con l'aiuto di medici che fanno parte del club e che si mettono a disposizione gratuitamente ad offrire alle persone questa possibilità. E devo dire che ogni anno diverse persone ignare di avere questa patologia lo vengono a sapere con questa giornata. Quindi noi siamo a disposizione del territorio per poter offrire servizi a sostegno, a supporto della nostra comunità. Bene, e i numeri di quante persone sono state, che hanno avuto questo privilegio di avere questo screening? Allora, negli altri anni sempre sui 250-300 hanno partecipato, sì. E, ogni anno diciamo 5-6 persone poi hanno scoperto di avere questa patologia ignara, insomma, però lo hanno scoperto in questo modo e quest'anno, diciamo che questa mattina già ci sono tante persone che hanno usufruito di questo servizio gratuito. E allora eccoci rientrati, beh, padre Raffaele, possiamo dire un personaggio a 360 gradi perché è uno che ama poi stare in mezzo alla gente, l'ho dimostrato anche questa volta perché ha messo i panni di giornalista e si è recato proprio a fare l'intervista in prima persona a questi cori. Sì, questi cori che, lo ricordiamo, erano a San Gabriele per il loro raduno nazionale. L'evento è stato patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Abruzzo. Padre Raffaele, devo dire che ci ruberà il lavoro, mi pare. Adesso cambiamo totalmente argomento, Barbara, perché il nostro Lorenzo Valeriani si è legato a Lanciano per seguire un evento organizzato dalla tua in occasione del Salone Progress, ma quindi non resta che dare la linea al nostro Lorenzo. Amiche ed amici di Rete 8, un cordiale saluto da Lorenzo Valeriani. Siamo all'interno della Fiera di Lanciano, esattamente nel padiglione 3, per seguire l'interessantissimo convegno che si svolge appunto qui nella terra frentana, intitolato I nuovi percorsi formativi nel trasporto ferroviario. Con Maria Carannante seguiremo tutto l'evento andando a sentire i pareri della struttura organizzativa di Tua per quello che sarà un argomento che tratta non solo di formazione ma anche e soprattutto di sicurezza, con un obiettivo importante, quello di introdurre i giovani ragazzi, i giovani studenti che sono presenti qui in centinaia direttamente nell'ambito lavorativo. Un percorso quindi accorciato, più breve rispetto ai classici canoni, e questo per dare l'opportunità a tutti di trovare un posto sicuro sotto tutti i punti di vista. Allora rimanete con noi, seguiteci, perché seguiremo per l'intera giornata tutto l'evento. Gran bella giornata qui alla Fiera di Lanciano.
Quanto è importante investire non solo in formazione ovviamente riguardante il personale, ma soprattutto sulle strutture? Ma è fondamentale per un'azienda come la nostra, che insiste su questo territorio e che assolutamente deve consolidare le sue strutture, consolidare la sua attività, e non c'è momento più importante di questo, cioè l'incontro con i giovani, un incontro di orientamento e anche l'offerta di formazione che la nostra azienda farà a breve verso questi giovani, perché darà loro la possibilità di partecipare a dei corsi di formazione per figure altamente professionalizzate che nel mondo del ferroviario sono molto appetibili dal mercato, perché sono rare trovarle, e noi lo faremo su questo territorio dove lavoriamo, dove operiamo e dove crediamo che l'azienda debba essere vissuta anche come un bene sociale da lasciare al territorio. E sicuramente sarà una opportunità lavorativa troppo importante da non tralasciare per i giovani che hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, direttore. Sì, è la prima volta che come azienda tua ci cimentiamo in questi corsi di formazione direttamente, ci cimentiamo noi, e abbiamo le strutture, i macchinari, i treni per poter fare un corso completo, veloce, quindi teorico e pratico. Quindi pensiamo alla formazione di noi macchinisti, capotreno, operatori, manutentori del settore ferroviario, sono figure molto ricercate sul mercato e che fra l'altro servono anche a noi come azienda e serviranno sempre di più in futuro. A livello infrastrutturale, direttore, in percentuale quanto può migliorare il percorso all'interno del nostro territorio regionale? Ma io so che in regione ci sono dei progetti molto importanti che riguardano interventi sulle infrastrutture importanti e imponenti. Noi siamo soltanto i soggetti, gli esercenti, no, di questa attività. Le infrastrutture, gli investimenti infrastrutturali competono alla Regione Abruzzo. Noi in qualche maniera seguiamo quella traccia che le divisioni, che la Regione Abruzzo, la Giunta e quindi i dipartimenti poi disegnano sul territorio. Però voi siete sul pezzo quotidianamente. Sì, diciamo che avete le carte in regola per dare delle indicazioni, degli indirizzi. Diciamo questo così. È il nostro compito, essere sempre pronti a garantire la massima efficacia ed efficienza. E poi qualche volta è chiaro che c'è un lavoro continuo e congiunto con la Regione, ed essendo degli operatori diciamo quotidiani sul territorio diamo anche le nostre impressioni e i nostri consigli. È una gioia enorme vedere migliaia di ragazzi frequentare questa fiera in una dimensione mai vista prima in Abruzzo. Complimenti al presidente della fiera e all'assessore al lavoro e alla formazione, che hanno lavorato insieme a tutte le nostre aziende pubbliche, private, di proprietà regionale o statale. Le principali aziende d'Abruzzo sono qui, ci sono anche tutte le aziende che fanno reclutamento e orientamento al lavoro, una sinergia fondamentale per fare in modo che i ragazzi possano scegliere il loro futuro formativo. Ci sono ragazzi che stanno finendo i licei o gli istituti tecnici, devono decidere se andare subito a cogliere opportunità di lavoro o se vogliono andare all'università o negli istituti di formazione superiore, che qui in Abruzzo ci sono e offrono specializzazioni molto importanti. Il consiglio è quello di ascoltare davvero quello che il mercato richiede. Ci sono discipline, materie e specializzazioni che oggi vengono cercate dalle imprese in maniera quasi famelica, quindi lauree e corsi di formazione che danno il 99% del risultato in termini poi di assorbimento nel lavoro. E quindi questa è un'occasione davvero preziosa, spero che per questi ragazzi sia la svolta della vita, la possibilità davvero di poter capire dove orientarsi, quale percorso di formazione scegliere per poi avere un futuro garantito nelle imprese, imprese che troppo spesso noi andiamo a visitare e ci dicono non abbiamo difficoltà a trovare le persone specializzate, poi magari i ragazzi che hanno scelto corsi di istruzione che non offrivano quel tipo di indirizzo sono costretti a cambiare regione per individuare la loro strada. Vorremmo con questa iniziativa cercare, come avete detto, di accorciare e di far incontrare finalmente per davvero la domanda e l'offerta. Lo facciamo in maniera molto concreta e pragmatica,
passando appunto dalle intenzioni dichiarate ai fatti. Oggi è una giornata importante, questa fiera di Lanciano, ma quotidianamente cerchiamo di impegnarci per accorciare queste distanze. La scuola è fondamentale per l'istruzione, la formazione, ma anche per sensibilizzare i ragazzi rispetto alle problematiche sugli infortuni del lavoro, che è un tema molto attuale. Vogliamo partire da lì, vogliamo formarli, vogliamo sensibilizzarli, e con i centri per l'impiego vogliamo anche orientare i ragazzi per capire quali sono le attitudini per poi creare nuovi profili professionali. Stiamo facendo un grosso lavoro di matching tra domande e offerte di lavoro, perché girando le aziende abruzzesi c'è richiesta di occupazione, ma spesso mancano i profili, e quindi dobbiamo fare questo incrocio della domanda e offerta per formarli e cercare di agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Tra l'altro abbiamo messo in campo una serie di azioni con una dote finanziaria pari a 39 milioni per incentivare l'assunzione. Diamo un contributo che va dagli 8 ai 10 mila euro a quelle imprese che assumono giovani, ma anche over 50, che anche loro hanno questa esigenza, perché spesso perdono il lavoro, non hanno i contributi per andare in pensione e fanno fatica a ricollocarsi. Noi vogliamo andare incontro a queste persone. E poi abbiamo Abruzzo Include, un'altra importante misura che va ad agevolare l'ingresso del lavoro anche delle persone fragili, perché in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro. Dottor Dolfi, c'è bisogno ovviamente di una formazione particolare in ambito ferroviario. Le chiedo tu a quali passaggi sta attivando e se per il futuro ci sono degli investimenti superiori da fare rispetto a quelli passati. Senza dubbio, la ferrovia è una struttura molto complessa, di conseguenza ha bisogno di figure ultra specializzate e al tempo stesso che siano anche loro complesse, perché deve essere un discorso interdisciplinare di varie funzioni. TUA sta investendo molto nella formazione di personale in house, per il semplice fatto, basti pensare che in Italia mancano 3.300 macchinisti. La struttura ferroviaria si completa di macchinisti, di capitreno, di operai tecnici specializzati per la manutenzione dell'infrastruttura e dell'impresa, per i capi stazione o dirigenti unici e per la sala operativa. Sono tutte figure che sono difficilissime da reperire sul mercato del lavoro. Allora abbiamo fatto questo ragionamento, diciamo così, senza banalizzare troppo il concetto. Visto che le squadre di calcio hanno un vivaio per i giovani calciatori, tu hai deciso di avere un vivaio di queste figure che magari potremmo anche noi stessi offrire sul mercato. Dottore, le cronache di qualche settimana fa purtroppo hanno evidenziato ancora incidenti, non solo sul lavoro ma anche in ambito ferroviario. Le chiedo, ci sarà anche un obiettivo da centrare sotto quel punto di vista, un investimento per inquadrare nel miglior modo possibile le professioni ferroviarie? Noi in TUA già da tempo, da quando sono arrivato nel 2021, abbiamo iniziato un percorso appunto di confronto costante tra le varie funzioni, le varie branche della divisione ferroviaria, che sono l'impresa, ossia la produzione di treni, e l'infrastruttura, il mantenimento in efficienza della linea ferroviaria. Questo confronto costante, supervisionato sempre con dei verbali ad hoc da parte dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria di Aspisa, fa sì che noi siamo costantemente cosci di quello che andiamo ad operare per le interruzioni e soprattutto per rendere diciamo, al massimo della sicurezza tutti gli interventi che sono necessari per il mantenimento della linea ferroviaria. Noi 24 ore dopo l'incidente di Brandizzo abbiamo convocato un tavolo tecnico all'interno di TUA per verificare tutte queste criticità, che in ferrovia poi si chiama un ritorno di esperienza, per vedere se un giorno mai succederà, così ci auguriamo, dovessimo essere attori di questa situazione, in che modo comportarci e soprattutto cosa applicare. In ferrovia bisogna sempre prevenire, perché purtroppo provvedere non ha dato mai nessun risultato. Tu hai iniziato già da qualche tempo, ormai con risultati che la cronaca ha riportato nelle scorse settimane, anche con l'acquisto di nuovo materiale rotabile, quindi con investimenti ingenti ed importanti che vanno a migliorare la qualità del servizio del trasporto pubblico locale sulla nostra regione, ma non solo sulla nostra regione, perché in virtù appunto di questa determinazione del servizio arriveremo a Roma anche in dicembre. Le ho sostanzialmente dato due dati che ci mettono nelle condizioni di poter dire
che negli ultimi 2 anni la tua e la divisione ferroviaria ha fatto un salto di qualità anche nell'offerta e nella tipologia del servizio, che ci impone anche di essere al passo con i tempi, di essere al passo con quelli che sono gli skill, come dicono quelli che parlano bene, ovvero con quelle che sono le competenze altissime che sono all'interno del mondo del trasporto ferroviario, obbligate dall'Agenzia Nazionale, ringraziando il cielo, della sicurezza ferroviaria, che ci fanno il paese più sicuro sotto questo aspetto, e sui quali avviciniamo anche attraverso questo momento di Progress a Lanciano, questo salone dell'incontro tra la futura generazione che dovrà scegliere a quale futuro appartenere in termini professionali, un'opportunità in più per visitarci, incontrarci, verificare se ci sono le dinamiche, le competenze e la qualità e l'interesse. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Di Nardo, la mission attuale, quella odierna qui a Lanciano, però deve essere anche l'ecosostenibilità, la mobilità sostenibile, e i ragazzi questo lo devono immediatamente percepire, altrimenti si perde un obiettivo importante. Assolutamente sì, è parte integrante dell'attività. Anche il Green Deal, che insomma la Comunità Europea ci impone, ma alla quale dovremmo sottostare non per imposizione, ma come giustamente suggeriva, per convinzione e per credenza. Io credo che si parte dal basso, questo è il momento del confronto, e questo è il momento anche per considerare e offrire alle nuove generazioni un'opportunità di riflessione, di costruzione non solo del proprio percorso, ma di una costruzione di quello che sarà per i prossimi anni il loro mondo. Sicuramente gli indirizzi che la Comunità Europea dà riguardo una mobilità sostenibile, l'abbattimento di CO2, piuttosto che una rivisitazione di quella che sarà la mobilità, piuttosto che la riscoperta di alcune competenze, piuttosto che quindi il vedere all'interno delle nuove competenze capacità professionali che riguardano il digitale, che è uno degli elementi fondanti che ci mette nelle condizioni nel dopo Covid di rivedere anche le modalità per le quali e con le quali possiamo offrire anche all'interno della mobilità e quindi della qualità della vita, che vuol dire anche opportunità di lavoro, sì, ma anche un'opportunità di vita diversa di come l'abbiamo fino ad oggi immaginato. Questo è il momento che ognuno per il proprio ruolo dia un contributo concreto. C'è bisogno di coesione sociale in questo paese ed in questa regione. Il trasporto ferroviario può essere il volano dell'economia in un sistema intermodale, e la CISL e la sua federazione dei trasporti ci sono. All'interno di questa fiera gli studenti stanno un po' bypassando, no? Stanno accelerando il percorso dalla scuola ad arrivare nel luogo di lavoro, chiamiamolo così, con tante professioni disponibili. E questo è il percorso più corretto, secondo lei? Non solo sotto l'aspetto della celerità, ovviamente. Anche su questo sono d'accordo, nel senso che c'è la necessità di mettere in fase le esigenze delle imprese con una formazione professionale adeguata ad un mercato del lavoro che è completamente cambiato e che richiede delle eccellenze professionali in termini di preparazione e certificazioni professionali. Quindi questi momenti e queste situazioni sono fondamentali per la riuscita degli obiettivi che ci prefiggiamo. Dottoressa, l'Europa ci ha dato grosse indicazioni su quale deve essere l'indirizzo da seguire per una corretta formazione. Sì, l'Europa ha una serie di normative che riguardano l'organizzazione della sicurezza delle imprese e dei gestori delle infrastrutture, e all'interno di questi ci sono anche appunto gli spazi che sono relativi alla competenza del personale. L'Europa, in quanto
orientata a quel trasporto che può anche attraversare i confini, ha disciplinato i ruoli che appunto possono contribuire a questo processo che si chiama interoperabilità, e quindi principalmente il macchinista, il personale addetto alla formazione dei treni, quello che tradizionalmente chiamiamo il manovratore, e il personale di accompagnamento dei treni, quello che noi chiamiamo il capotreno. Quindi ci sono i requisiti di base per la formazione, i requisiti anche fisici e psicologici di questo personale, che sono uniformi, sono appunto adottati in tutti i paesi europei. Io posso rappresentare il classico esempio: uscita da una scuola che non aveva niente a che fare, uscita da una laurea in lingue, ho iniziato la mia attività nella ferrovia come capostazione. Poi, è comunque un viaggio, se mi permette la battuta. Assolutamente sì, assolutamente è un grande viaggio, e anche le esperienze umanistiche, per esempio, mi sono state utili iniziando l'attività di formazione proprio come prima istruttore tecnico. L'interazione con i colleghi dipendenti. E istruttore tecnico e formatore per gli ambiti un po' più, diciamo, più ampi. Fino dal 93, io sono, quest'anno festeggio i miei 30 anni della formazione, e inviterei tante ragazze a percorrere questo mondo, perché è ricco, molto ricco di attività, di ruoli e di competenze che serviranno per il futuro: l'informatica, la psicologia, l'ingegneria tecnica e organizzativa. Daranno, diciamo, possono dare a loro tantissimi impulsi anche per la scelta di un percorso di studi. Dottoressa Castriota, quanto è importante curare l'aspetto della sicurezza nella formazione in ambito ferroviario? Allora, la formazione è un aspetto importante in tutti i campi, però per quanto riguarda la sicurezza è determinante, perché operare correttamente seguendo le regole non basta, è importante che la formazione diventi un insieme di competenze a tutto tondo, per far sì che i professionisti nell'ambito del trasporto comprendano innanzitutto l'importanza della sicurezza. Quindi formazione e sicurezza sono due parole che vanno di pari passo. Ovviamente con l'adeguamento dei mezzi, delle infrastrutture, in automatico va adeguato anche il personale, va adeguata anche la sicurezza. Cronaca di questi giorni, purtroppo diversi incidenti, e tua, l'Abruzzo in particolare, ovviamente vuole essere schermata da questi eventi. Certamente la sicurezza è una, diciamo, deve essere sempre il primo punto da mettere in attenzione. Il trasporto non avrebbe significato se non trasportando in sicurezza persone e merci. Però ecco, giustamente l'evoluzione tecnologica ci comporta un adeguamento dei percorsi formativi, ma soprattutto il fatto di capire che la tecnologia da sola non basta, c'è sempre un uomo dietro la tecnologia, e quindi anche le tecnologie devono essere adeguate alle persone che devono lavorare. Perciò sicuramente la formazione deve andare di pari passo con l'evoluzione tecnologica, non può rimanere indietro, e deve comunque avere sempre fisso il fatto che appunto l'uomo può sbagliare, e quindi per prevenire questa cosa bisogna lavorare tanto in prevenzione. Manuele Marcovecchio, è importante investire su figure professionali che possano dare un impulso diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto fino adesso in ambito ferroviario soprattutto? Assolutamente sì, siamo alla seconda esperienza. Già nella legge di stabilità 2022 avevo voluto fortemente l'inserimento di fondi per l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale. Nel 2022 sono stati realizzati, il personale tra l'altro qualificato è già occupato. Del resto, lo dicono i numeri, circa il 90% del personale che viene formato nell'ambito del sistema ferroviario trova occupazione nell'arco di 7-8 mesi. Quest'anno si amplia la disponibilità, si amplia anche l'offerta formativa, e quindi credo che assieme agli investimenti importanti che la Regione Abruzzo e la TUA stanno facendo in ordine al parco mezzi, implementare il personale e qualificarlo credo sia una scelta giusta. Ai tanti ragazzi qui presenti in fiera a Lanciano, possiamo fare una promessa sul budget da investire nel futuro?
Ma diciamo che siamo passati da 150 a 300, se andiamo al raddoppio il prossimo anno, a Dio piacendo, questo governo regionale venga confermato, certamente aumenteremo, perché di fatti noi sappiamo che gli standard europei prevedono che nel 2030 si arrivi al 30% del trasporto merci su ferro. Questo significa che c'è molto da fare, c'è tanto da investire e la regione c'è. C'è una regione da prendere come esempio o l'Abruzzo è se stessa esempio? Guarda, sarò presuntuoso. Però siamo contenti, immagino la risposta. Però la verità è che questa regione credo che sia, se non l'unica, una delle pochissimissime regioni che ha messo nelle condizioni di poter usufruire di un budget individuando in TUA il soggetto attuatore per la formazione di 80 figure, vale a dire la necessità che c'è nel mondo dell'autorizzazione per poter svolgere quel tipo di mestiere, macchinista piuttosto che capotreno o operatore meccanico di veicoli ferroviari o manutentore dell'infrastruttura, passa per una certificazione che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza obbligatoriamente svolge nei confronti di coloro i quali diventano operatori all'interno di questo settore. Scuole per formarsi in Abruzzo non ce ne sono private. La Regione Abruzzo con questo contributo ci mette nelle condizioni di poter offrire dei corsi che faremo insieme all'ITS Most, che sono un'opportunità non solo di lavoro ma, ripeto, anche di cultura e di avvicinamento a una tipologia di mobilità completamente diversa. E allora Barbara, Lorenzo ha toccato un argomento molto importante perché si discute da un po' di tempo della questione delle linee ferroviarie nella nostra regione, si sta lavorando per cercare di accelerare il più possibile. Io ho trattato tante volte la questione delle fermate, dei Frecciarossa in particolare nei comuni della costa, perché comunque rappresentano un'importante via di collegamento, però a volte questi comuni sono dimenticati e allora giustamente fanno aumentare le difficoltà poi per il turismo in particolare. Sì, turismo che chiaramente ha bisogno dei suoi mezzi di trasporto, quindi chiaramente le fermate sono importantissime, i Frecciarossa, Italo e quant'altro sono importantissimi, ma questo convegno che tra l'altro Lorenzo ha seguito era proprio per formare quindi nuovi corsi di formazione nel trasporto ferroviario, insomma un argomento attualissimo. Adesso è arrivato un momento che ti riguarda in prima persona perché torna incontri con il direttore. Esatto, torna incontri con il direttore. Noi siamo andati all'Aquila per l'inaugurazione della stagione dei concerti dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e andiamo a vedere, io e Maria Carannante, se ci siamo perse di nuovo. Thank you.
Amici di Di Pomeriggio, bentornati ad uno dei nostri incontri con il direttore. Oggi sono qui, ho il piacere di intervistare nuovamente, perché lo conosciamo già, il direttore artistico dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Abbiamo con noi il maestro Ettore Pellegrino. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie veramente sempre per l'attenzione che questa rete ha verso le istituzioni culturali, in particolare la nostra, per cui il mio grazie a lei per la sua gentilezza, la sua cortesia e la sua attenzione, e un saluto a tutto il pubblico. Grazie, grazie. E siamo qui in occasione, tra l'altro, della inaugurazione di questa stagione concertistica, la 49esima, insomma sono numeri importanti. Sì, in realtà l'istituzione ha più di 50 anni, ma questa è la 49esima stagione concertistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Oggi il primo concerto ufficiale di inaugurazione, dove porteremo in scena, diciamo così, il secondo concerto di Rachmaninoff con un solista di fama mondiale che è Giuseppe Albanese, pianista eccezionale. Lo potrete ascoltare questa sera, e poi la Sinfonia di Dvorak, la nona Sinfonia di Dvorak, è chiamata Dal Nuovo Mondo, una grandissima operazione che abbiamo fatto in collaborazione con la nostra istituzione e principale per la formazione, che è il Conservatorio Casella dell'Aquila, per cui questi ragazzi che si sono uniti a noi per questo grande progetto hanno studiato tutto l'anno questa sinfonia, per cui sono arrivati preparatissimi e siamo riusciti a portare sul palco un organico importante, non usuale all'Istituzione Sinfonica Abruzzese, che il nostro organico, diciamo, è normale, sono 35 professori d'orchestra. Questa sera siamo più di 50 in un'operazione veramente, veramente diversa. Questo concerto, tra l'altro, è stato proprio ieri al Teatro La Fenice di Senigallia, quindi insomma l'istituzione con questo concerto ha inaugurato già ieri. In realtà ieri abbiamo inaugurato la stagione a Senigallia, un altro teatro molto importante che ha un contributo del FUS, ma questa si chiama l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, per cui è un'istituzione a disposizione prima di tutto della regione, di questa città e poi di tutta l'Italia, perché noi quest'anno toccheremo circa 8 regioni con più di 25 località ed 80 concerti, per cui la stagione della Sinfonica non inizia e non finisce all'Aquila, parte dall'Aquila e va in tutta l'Italia. Tra l'altro diverse sono le sedi dove la stagione della Sinfonica aprirà i battenti qui in Abruzzo. Certamente abbiamo come sedi oramai istituzionali il bellissimo Teatro Comunale di Atri con una stagione di 5 concerti, la bellissima sala del villaggio Salinello a Tortoreto Lido, e che anch'essa ha una stagione oramai consolidata con il nostro pubblico, e faremo 6 concerti lì in replica a quelli che facciamo all'Aquila. Insomma, l'istituzione, Città Sant'Angelo, un altro bellissimo teatro, e c'è un'altra stagione intera che faremo lì, e collaboriamo col Teatro Marrucino per la lirica, cosa molto importante perché le nostre istituzioni culturali devono dialogare fra di loro, e l'istituzione riesce a dialogare bene con tutte le istituzioni. Direttore, ma come si fa a stare dietro a tutto questo? La passione è ciò che guida il nostro lavoro. Senza la passione questo lavoro non si può fare. Io sono venuto all'Aquila a lavorare come violinista nel 1993. Mi sono innamorato di questa bellissima città dove la dimensione era congeniale a me. Riuscivo a studiare, a lavorare, a intrattenere relazioni, a curare rapporti, perché qui era tutto a possibilità, a dimensione umana. Io ero abituato, venivo da Roma, dove sicuramente l'offerta culturale era molto vasta, ma molto più difficile creare relazioni con i musicisti. Qua sono venuti grandissimi musicisti internazionali, mondiali, con i quali ho potuto scambiare opinioni, sedermi a cena con loro, perché la città ha permesso questa grande crescita, e io devo ringraziare questa città e le istituzioni culturali aquilane che mi hanno dato la possibilità di crescere, di svilupparmi e arrivare a fare il mio lavoro in tutto il mondo, per cui grazie all'Aquila. Direttore, le vorrei chiedere i prossimi progetti, no, per questa istituzione, ma
oltre a questo le chiederei, ha un sogno per questo ente? Cioè, dove lo vede da qui a 10 anni? Certamente il mio pensiero va a tutta la struttura, ai dipendenti, al rinnovo, per cui il mio sogno è quello di veramente consolidare le nostre posizioni, soprattutto dal punto di vista amministrativo ed economico, perché noi siamo finanziati dal FUS, dal Fondo Unico per lo Spettacolo, questo è il nostro grande, il nostro zoccolo duro, ma io spero di avere la certezza di poter fare l'attività per tutto l'anno senza, diciamo, difficoltà e problemi che in questi anni non sono mancati. Il nuovo teatro, il teatro ristrutturato, è un altro, immagino, dei sogni nel cassetto che speriamo a breve possa realizzarsi. Uno degli ultimi concerti prima del sisma del 2009 l'abbiamo fatto proprio in teatro, per cui mi auguro presto di riaverlo ancora più bello e a disposizione di tutta la città e di tutti i cittadini, perché il teatro è un luogo, è una scatola che va riempita di contenuti, non solo la musica sinfonica, la musica cameristica, la prosa, la lirica. Il teatro è un contenitore culturale, mi auguro di riaverlo presto. Certamente le difficoltà non sono poche, ma questo è comprensibile. Questa città ha avuto una ferita molto importante dalla quale si sta rialzando sempre più bella. E allora seguiamo i concerti meravigliosi dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese qui all'Aquila, ma non solo, come abbiamo potuto ascoltare dalle parole di Ettore Pellegrino, il maestro direttore artistico dell'ISA, e saluto il maestro. Io saluto tutti i telespettatori, saluto Rete 8 e ancora grazie veramente. Grazie a tutti voi, cari telespettatori. Come sempre vi invito a comprare un biglietto, sedervi in platea e godervi lo spettacolo.
Beh, è bellissimo l'approfondimento, però Barbara poi ci fa la questione dell'Aquila, ci ricollega sempre purtroppo al terremoto. Lì c'è il teatro che purtroppo è chiuso nel 2009, se non sbaglio. Esattamente, stiamo tutti aspettando con grande impazienza, diciamo con grande ansia, la riapertura del teatro comunale dell'Aquila. Adesso, come abbiamo visto dalle immagini, siamo all'interno del teatro del ridotto del teatro comunale Antonellini, che è stato anche diciamo rimesso un po' a nuovo, l'hanno per questa stagione l'hanno anche ripitturato, c'è una nuova nuovo colore alle pareti e tutto, però insomma il bellissimo teatro comunale dell'Aquila è ora che torni proprio nelle disponibilità di questi enti così importanti che stanno facendo proprio il massimo all'interno del ridotto. E beh, questo è proprio un appello, perché comunque il recupero di queste importanti strutture poi rappresentano veramente la storia dei nostri paesi. Sì, sì, assolutamente, e devo dire l'amministrazione si sta dando da fare, i tempi chiaramente non sono brevi, ma insomma forza che ce la facciamo, ecco, lo dico a tutti gli aquilani. E adesso è arrivato il momento curato dagli amici dei Guardiani dell'Oca, il Bosco delle Meraviglie, che come sempre sono capitanati da Zenone Benedetto. Che cosa succede? Bobby. Ma cosa ti prende? Bobby. Parla. Sono arrivati. Chi? Dei burbambini. E perché non l'hai detto prima? I burbambini? Ombra, la vuoi smettere? Ci siamo già presentati. Ma la volete finire? Non vedete che così non si capisce nulla? Giusto. Buon pomeriggio, burbambini. Vi stavamo aspettando da tanto tempo. Siamo qui nella nostra taverna perché stiamo aspettando Pozzanghera per provare a calmare un po' il nostro folletto rosso. Oh, per bacca della maiella, ma che ci fate qui? Come siete arrivati? Rispondete. Ma perché lo hai slegato? Me lo ha chiesto. Ah, non rispondete, Ma com'è che siete arrivati qua nella nostra taverna, Vi piace tanto e vi interessa tanto sapere i nostri fattacci, Folletto rosso, così li spaventi. Forse sono solamente preoccupati, vogliono sapere come stai. Oh, vogliono sapere come sto. A proposito, come stai? Come sto? Male, ecco come sto. Ma perché stai male? Ho gli incubi e non riesco a dormire. Ma quali incubi hai? Gli incubi, quelli brutti, quelli bruttissimi. Folletto rosso, Ombra ha ragione, perché non ti siedi e ci racconti tutto? Oh, non lo so, non me le ricordo, va bene, mondo pigna. Ma non preoccuparti, anzi, non preoccupatevi neanche voi. Tra un po' arriverà Pozzanghera e risolverà ogni problema. A proposito di Pozzanghera, dove si sarà cacciata? Che fine avrà fatto? Ecco, la chiappa sogni è pronto. Non mi resta che aspettare lettera postiglione che mi porti la felce incantata e si trasformerà ben presto in una chiappa incubi. A proposito, ma dove sarà finito lettera postiglione? Allora, la felce? Ma non posso mica strappare una foglia di felce! Non è bello farle soffrire così! Bisogna trovare una foglia di felce caduta e accarezzata dalle fate. Oh, sbrigati! Vado! Ma riuscirà questo acchiappa incubi a rasserenare Folletto Rosso?
non basta. La chiappa incubi da solo non basta, non è sufficiente. La sua forza termina. Bisogna rimediare alla radice. Bisogna capire che incubi ha, perché li ha. Magari ha solo paura di qualcosa. Paura, paura. Paura di che? Ma il fatto è che io quando mi sveglio non me ne ricordo gli incubi che ho avuto. Idea! Ci vuole lo strappi in becca! Lo strappi che? Lo strappi in becca, sì. Lo strappi in becca è quella cosa che se tu una cosa la sai, ma te la dimentichi, fa vedere che comunque le cose le sai, sì. Lo usava la mia gnomaestra per vedere se avevo fatto i compiti e li avevo dimenticati nel bosco. Riusciva sempre a capire se dicevo una bugia. Vuol dire che se lo riusciamo a trovare, riusciamo a capire quali sono gli incubi che lo spaventano. Già, esattamente. Ma dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Dove? Possiamo chiedere al drago. Giusto. Ma chi? Chi ci va a chiedere al drago? Gli piace il pisolino. Sveglia. Sveglia. Svegliate! Chi è? Che c'è? Bisogna andare a parlare col drago. Hai capito? Sì, ho capito. Dai, andiamo, te lo spiego cammin facendo, eh. Andiamo. Dai. E allora Barbara, purtroppo lo ripetiamo sempre, ma vedere queste ambientazioni, comunque il grande lavoro che stanno portando avanti gli amici dei Guardiani dell'Oca, comunque fanno una promozione in maniera diretta del territorio e poi comunque ci spiegano, ci raccontano soprattutto i più piccoli buone pratiche. Assolutamente, e oltre tra l'altro alla vicinanza ai boschi e alla natura, il piccolo popolo poi ci insegna tante cose, perché ecco, nelle loro puntate vediamo sempre così momenti di educazione ambientale, esatto, molte volte, cioè... che poi sono più i bambini più piccoli che comunque riprendono gli adulti quando fanno perché o usano degli atteggiamenti che sensibili. Non sono corretti. Le nuove generazioni sono abituate a pensare in maniera globale e quindi a pensare che il pianeta è di tutti e va rispettato da tutti. E questo è un importantissimo messaggio. Adesso diamo spazio al mondo dei cori, l'approfondimento curato dal nostro Lorenzo Valeriani. Amiche ed amici di pomeriggio, bentornati alla rubrica dedicata ai cori abruzzesi e non solo. Siamo sempre a Rocca di Mezzo, nella sala polifunzionale. Prime due puntate andate in onda con ascolti davvero importanti e ringraziamo i nostri amici telespettatori. È cambiata leggermente la location perché questa volta c'è il fisarmonicista
il maestro Capri che ci accompagna con questo meraviglioso sottofondo musicale. Com'è la vita del fisarmonicista al cospetto di 30 elementi che vogliono sempre andare col tempo giusto? Ma diciamo che devo stoppare, però possiamo stoppare tranquillamente. No, diciamo che questa è una grande passione che io ho e quindi ho cercato di coltivarla nel corso degli anni. Rocca di Mezzo è stata, diciamo, sempre una vecchia tradizione musicale. Rocca di Mezzo c'è stata la banda, Rocca di Mezzo c'è stato un coro folcloristico negli anni 40-50. Siccome in questo coro folcloristico mio padre era il fisarmonicista, quindi è una tradizione che va da padre in figlio, possiamo dire. Il padre del sindaco suonava il mandolino sempre in questo coro, c'era un altro signore, Filippo Di Corpo, che suonava la chitarra, e insomma noi abbiamo voluto cercare di riprendere questa tradizione, anche perché, come diceva prima il dottore, noi quando durante il periodo della festa dei carri allegorici, della festa sacra del Narciso, avevamo sempre ogni carro aveva un coro sopra che ripercorreva le giornate. Quindi abbiamo voluto riproporre, perché sostanzialmente in questo nuovo coro ci sono stati anche elementi che facevano parte del vecchio coro del 40-50, quindi persone andate avanti con gli anni che comunque hanno tenuto sempre dentro questa volontà, questo bisogno di riprendevano forza. Io colgo l'occasione per salutarli e ringraziarli, perché non ci sono più, molti di loro non ci sono più, e quindi a loro va il mio saluto e il mio ringraziamento per aver dato un contributo enorme alla riuscita, buona riuscita di questo coro. A livello tecnico,
Parliamo di cose serie. Andare dietro a una corale o la difficoltà della corale ad andare dietro al fisarmonicista? Ma di solito diciamo che la presenza della maestra aiuta e determinante, perché è quella che riesce a mettere tutti sul binario giusto, anche se a volte è il fisarmonicista che si deve adeguare ci vuole un po' di passione, un po' di al di là dell'aspetto professionale proprio tecnico musicale, ci vuole un po' di orecchio, un po' di... Insomma, bisogna avere questa passione dentro. Quella passione bisogna sentirla dentro. E io ce l'ho dentro da quando ero bambino, perché abituato con mio padre che suonava questo genere di musica. Questo è l'unico strumento provato dal maestro Capri o ha provato con altri strumenti? No, sinceramente io ho provato, volevo alla mia età volevo cimentarmi nel dubbotte. Veramente ho preso 2 lezioni dal maestro Scaccia ad Avia. 2 lezioni, ho fatto 2 canzoni, sono riuscito a fare. Però io poi ritengo che sia opportuno coltivare meglio, migliorare quello che so fare con la fisarmonica, quindi anche perché più che ascoltare la musica di tuo padre ti ha anche agevolato, no? È quel genere musicale che io ho sempre avuto dentro, diciamo che tutti noi, soprattutto quel più anziani, abbiamo sempre avuto dentro questo desiderio sopito ma mai soffocato, quindi è stato sempre vivo, e poi l'abbiamo tirato fuori, abbiamo deciso di riproporci, di rifondare questa associazione corale, e devo dire che i risultati ci sono stati per quello che a noi serve, diciamo che i risultati sono venuti. Thank you.
tra l'altro rivedo dopo tanti anni a pochi centimetri di distanza questo meraviglioso strumento che sta tornando in voga anche nelle canzoni pop, no? Perché in tanti vogliono il fisarmonicista, qualche tempo pochi mesi fa, insomma, anche sul palco dell'Ariston Festival di Sanremo si sono viste diverse fisarmoniche. Maestro, le chiedo, è uno strumento che è caro economicamente parlando, nel senso c'è bisogno anche di un investimento alla base di tutto? Economicamente sì, c'è bisogno di un investimento, perché diciamo che una fisarmonica discreta, buona, discreta, sta intorno ai 5-6 mila euro. Questo è il prezzo di una fisarmonica. Un bell'investimento. Sì, questa io l'ho acquistata da Giusto Ozzi, il prezzo è quello, insomma, sta intorno ai 5-6 mila euro. Insomma, devi avere la passione dentro, devi avere la passione. È una, la passione, è una spesa da non poter. La passione dentro, affrontare. Anche se diciamo che la fisarmonica è stata rivalutata ultimamente, sì, è vero che prima non era entrata in conservatorio, non c'era, ma la fisarmonica è uno strumento completo con la quale si può suonare ogni genere musicale. Affascinantissimo. Soprattutto io, a vederla da qui. Io sinceramente diciamo che ho rapporti con il maestro Gianluca Pica, che è uno dei migliori fisarmonicisti del mondo, rapporti con lui, e io vedo che lui esegue tutti i generi musicali con la fisarmonica, quindi è uno strumento completo. E allora, a proposito di strumento completo, musica, maestro, e salutiamo i nostri amici telespettatori.
E allora Barbara, continua lo spazio dedicato al coro di Rocca di Mezzo che Lorenzo Valeriani sta portando avanti in questo importantissimo progetto che come ogni settimana ci porterà all'interno di tante novità, perché comunque il coro può rappresentare una cosa vecchia, ma soprattutto per chi non lo conosce tante cose nuove, perché anche le nuove generazioni si stanno avvicinando sempre di più a questi contesti. Sì, assolutamente, sono contesti sempre in grande così fermento, perché riflettono poi quella che è la frammentazione e la composizione, ecco, la composizione della società moderna, quindi vediamo che ci sono giovani e meno giovani all'interno del coro. Ricordiamo questa meravigliosa maestra del coro, Isabella Romatario, che è appunto la direttrice artistica e direttrice del coro, che proprio ha creato questa amalgama e che fa in modo che questo coro in effetti esista e canti anche per noi. E quindi i nostri complimenti vanno a loro, ma il tempo a nostra disposizione, purtroppo anche questa puntata di pomeriggio è finita. Quindi non resta che darvi appuntamento anche domani, come sempre, alle ore 16. Barbara, ci rivediamo come sempre puntualissimi qui insieme. Puntualissimi, puntualissimi cari amici. Ricordo ancora una volta la nostra pagina Facebook, dove potrete rivedere tutti gli speciali e gli approfondimenti che avete potuto vedere anche in questa puntata in onda oggi, e poi ci sono anche tutte quelle passate e ci saranno quelle future. Grazie mille Barbara, ma un ringraziamento in particolare va a voi che ci seguite tutti i giorni. Non resta che augurarvi buona serata e ci vediamo domani. Ciao a tutti.